Allora, un commento su questo 1-1 fra Campobasso e Notaresco. È un po' duro, ma siamo ancora due punti e dobbiamo vincere. Adesso, insomma, il cerchio si è ristretto e l'abbiamo detto con Matte Rizzetta, i bonus sono terminati per il Campobasso. Quindi si è costretti, tra virgolette, costretti poi a due vittorie consecutive. Sì, o se perdono l'Aquila o pareggiano Sì, l'Aquila. certo, se perde sempre, se l'Aquila dovesse continuare a Devono vincere. perdere, no? Senti, il tuo stato d'animo alla fine di questa partita. Sono ancora fiducioso e credo che possiamo farlo. Ma certo che bisogna essere fiduciosi perché alla fine si è primi con Sì. due punti. Tutti invidiano la posizione del Campobasso e vorrebbero trovarsi nella Sì, posizione del sì, Campobasso. sì. Ci si aspettava una vittoria, l'avversario ce l'ha messa tutta. Sì, messo tutto, era uno di quei giorni che il pallone non voleva andare dentro, ma meritavano a vincere. Il Campobasso. Sì. Come hai visto, diciamo, magari c'è stata una flessione dopo l'1-1 del Notaresco da parte del Campobasso. Come te lo spieghi? No, te lo devo dire che io stavo guardando un po' l'altra partita Sì. quando era 1-1, mi sentivo qualcosa, ero contento. Poi ha segnato l'Aquila. Allora, abbiamo detto che questo campionato, per quanto riguarda il discorso promozione, sta diventando una guerra di testa, di nervi È sempre anche. così, è sempre così. È questo che fa il gioco. È bellissimo, il campionato è bellissimo, è lungo, è duro. È per questo tutti amano il calcio. L'ultima cosa, allora sappiamo che Matt Rizzetta rimarrà qui fino al giorno della conclusione del campionato, cioè il 5 maggio. Tu invece Devo che andare. piano hai? Forse magari vengo a Chieti perché voglio essere vicino alla squadra. Va bene, il pre-partita è stato molto bello, il giro di campo e i 6.500 di Selvapiana, di Bellissimo, Moli del Molinari. bellissimo a vedere i tifosi tutti qua in casa fino alla fine, non mollano niente, mi fa grande piacere.